Ciao, bentornati sul mio canale, bentrovate, bentrovati. Io oggi vi presento non un book nook, ma l'ho chiamato insieme al ragazzo che me l'ha commissionato un videobook. L'idea non è mia. E questo ragazzo mi ha chiamato, mi ha mandato le immagini che ha trovato su internet, quindi questa opera io l'ho riprodotta, ma non è di mia invenzione, è solo che l'ho amata subito. L'idea sostanzialmente è questa: e selezionare le videocassette dei film che ci hanno fatto battere il cuore. Lui poi a casa ne ha altre, quindi questo lo metterà di fianco ad altre videocassette, ma cosa abbiamo creato? Una stanza nerd con tutte le cose che piacevano a lui e a me, perché mi ha proprio detto, è vero che abbiamo gusti molto simili, di mettere gli oggetti che mi stanno a cuore. Quindi ecco a cosa ho pensato. Vabbè, le luci si spengono e si accendono. Questa si può aprire in due modi, così, ma anche, se uno se lo vuole godere meglio, è calamitata. Questa parte la togliamo e dentro c'è questo fantastico mondo nerd da scoprire. Io vi inviterei, ho le mani sempre sporche, ma vi inviterei a capire la grandezza di queste miniature. Mentre questa la superficie è stampata in resina, tutto il resto che vedete, quindi i Mars, di qua c'è lo Snickers, il Bounty, delle patatine, il mini Tetris, il Game Boy, li ho fatti a mano. Scusate, no, il Game Boy no, è una stampa 3D, scusate. Ma il mini Tetris, i Riz, le patatine, invece, sono state fatte a mano. Così come tutte le videocassette che trovate qui, i cui titoli... Ah, è caduto... Scusate, perché è caduta una cosa troppo importante. I cui titoli li ha scelti chiaramente il cliente, insieme a me, sono realizzate a mano. La scatolina dei comics l'ho realizzata a mano, anche il suo coperchietto, che adesso è caduto, e qui abbiamo racchiuso, diciamo, i giochi della nostra infanzia che desideravamo avere, ma ovviamente non abbiamo avuto. Qui sulla vostra, ecco, sinistra, dove sto indicando, mettiamo, chiudiamo la scatolina dei comics. Stanno giocando ovviamente a Monopoli, perché io non so voi, ma la mia infanzia è stata veramente piena di giochi da tavolo, e per fortuna, grazie alla mia attuale famiglia, comunque recuperiamo, cioè passiamo spesso delle serate a giocare a giochi da tavolo. Qui ho messo alcuni dei miei preferiti, quindi Risiko, HeroQuest e ovviamente Monopoli. Anche se adesso devo dire che sono andato un po' fuori tema, ma mi piace sempre parlare. Ci siamo molto evoluti con i giochi da tavolo e quindi ci piacciono anche altri titoli. Questo è per farvi vedere in realtà come si può anche personalizzare il lavoro, cioè possiamo mettere qui delle copertine dei libri, vi faccio un esempio del Signore degli Anelli, e dentro aprite una porta, aprite una roccia, non lo so, quello che ci possa venire in mente, e dentro c'è un mondo del Signore degli Anelli, oppure lo possiamo fare con qualsiasi altra videocassetta, con qualsiasi altro libro, e l'importante chiaramente è sempre che io sappia realizzare cosa mi chiedete. Quindi adesso questa chiaramente è la stanza nerd, la stanza dei sogni miei e di Alberto, che mi ha commissionato questo lavoro. Però ciò non toglie che ognuno di voi può chiedermela come vuoi. Volete tutte le pareti rosa shocking? Le facciamo rosa shocking, quindi sappiate che io sono qui anche per dirvi che i progetti che vedete sono stati già pensati per un'altra persona, ma posso fare qualcosa di diverso su misura per voi. Quindi adesso io richiudo il tutto, perché questa stanza è per pochi. Facciamo coincidere qui il tutto. Ecco qua, spegniamo la luce e andiamo a fare la ninni.